Solidarietà è una parola che fa paura al mondo. Papa Francesco visita a Roma il centro a stalli per i rifugiati, Carne di Cristo, così li chiama. Apriamo per loro, chiede Bergoglio, anche i conventi chiusi. L'incontro con il mondo del lavoro e con i giovani al centro della visita in Sardegna di Papa Francesco, previsto un incontro con i poveri e i detenuti e all'omelia ricorda dobbiamo annunciare Gesù senza timore e vergogna. Forse una svolta nella crisi siriana, Damasco accoglie la proposta russa sul controllo degli arsenali chimici e mentre Londra e Parigi chiedono una risoluzione ONU, la Casa Bianca torna a puntare sulla diplomazia. Ore di grande nervosismo nei palazzi della politica. La giunta per le elezioni discute sulla decadenza di Berlusconi da senatore. PD e PDL si accusano a vicenda di voler far cadere il governo. La recessione sta finendo, ma l'instabilità politica spaventa gli investitori. Banca Italia lancia l'allarme sui rischi legati alla possibile caduta del governo e intanto la spesa delle famiglie continua a diminuire. Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. Dunque il Papa che incontra gli ultimi, le periferie del mondo, idealmente rappresentate tutte nel centro per i rifugiati a stalli di Roma, dove nel pomeriggio di oggi Papa Francesco si è recato. L'incontro è terminato poco fa. Ancora una volta Francesco ci ha consegnato parole forti su cui riflettere, a partire dalle quali agire. Ma ci facciamo raccontare questa intensa giornata di Bergoglio da Cristiana Caricato, che si trova proprio al centro a stalli. Cristiana. Sì, buonasera. Ancora è forte qui l'emozione al centro stalli per quello che è avvenuto questo pomeriggio. Alle 15.30 è arrivato Papa Francesco a bordo di una vettura anonima, è arrivato per un incontro intenso, privatissimo, nella mensa che ogni giorno distribuisce oltre 400 pasti a rifugiati, immigrati, richiedenti asilo. Avete detto giustamente che questa è una periferia nel centro di Roma, raccoglie storie, viaggi della speranza, disperazioni e drammi che arrivano da tutto il mondo. Sono persone in fuga da conflitti, tensioni, persecuzioni, a volte anche da tortura. Il Papa li ha incontrati dapprima nella mensa dove erano riunite circa 400 persone durante la normale distribuzione dei pasti, una porzione della grande attività che compie il centro a stalli, la sede italiana del servizio dei gesuiti per i rifugiati. E poi si è recato nella chiesa del Gesù dove ha incontrato altre 300 persone, erano in gran parte volontari oltre a rifugiati e utenti della mensa, persone che arrivavano da tutta Italia e degli altri quattro centri che fanno capo al centro a stalli: Vicenza, Trento, Catania, Palermo. A loro il Papa ha rivolto un discorso alto, un discorso fermo, di grande impatto, dove attraverso tre vocaboli, il vocabolo accompagnare, accogliere, servire, ma soprattutto difendere, ha voluto parlare di quello che è l'impegno non solo degli specialisti, così li ha chiamati, ma anche di tutta la Chiesa. Avete ricordato giustamente l'appello forte ai conventi, agli istituti religiosi, perché spalanchino le loro porte per accogliere, dare dignità, dare alloggio dignitoso, ma anche serenità a tante persone che sono costretti a lasciare la propria patria. Questo appello che non mancherà naturalmente di scuotere la Chiesa, non solo quella romana, e poi anche naturalmente la commozione del Papa perché ha incontrato, ascoltato, sentito storie. Dopo Lampedusa, lui stesso ha ricordato questo primo episodio di prossimità a chi è in fuga, a chi fugge da terre difficili. Dopo Lampedusa a Roma, ma soprattutto per il Papa, dopo Lampedusa la vicinanza a chi deve immaginare un nuovo futuro. La commozione del Papa nell'ascoltare le storie di gente che arrivava dal Pakistan, dal Corno d'Africa, dall'Africa subsahariana, ma anche dall'Asia, insomma storie tutte cariche di sofferenza e di dolore, ma che guardano anche al futuro. Di tutto questo ha riferito Padre Lombardi nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente del centro a stalli, padre Lamanna. Sentiamo che cosa ha detto padre Lombardi riguardo soprattutto alla prossimità ai poveri e l'importanza di non dimenticarsi dei poveri. Ascoltiamo. Molto bello il tema anche dei poveri, che sono maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio. E
e quindi la vicinanza ai poveri come punto di partenza per una giusta valutazione di quello che è i problemi della giustizia e ingiustizia dei diritti non garantiti nelle nostre società e nel nostro mondo. Altri temi sono abbastanza classici del Papa, l'essere vicini e guardare negli occhi delle persone che si incontrano, e io devo dire che qui, proprio quando il Papa era sotto nella saletta che incontrava il gruppetto dei 20, veramente li ha guardati negli occhi, cioè non era stato tanto un discorso, e col discorso lo ha fatto poi nella Chiesa, ma quando era sotto lui è passato a salutare ogni singolo e si parlavano nelle orecchie, quindi si avvicina e gli diceva qualche cosa nell'orecchio e si faceva parlare nell'orecchio, quindi diciamo questo significa una vicinanza personale molto 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 profonda. Naturalmente non appena sarà possibile vi forniremo anche le immagini di questo incontro, il centro televisivo Vaticano non le ha ancora distribuite, naturalmente c'è un diritto alla privacy che va rispettato e soprattutto all'anonimato per tante persone che hanno situazioni difficili alle spalle. Dobbiamo anche dire che il Papa si è visto profondamente commosso nell'ascoltare due storie in particolare all'interno della Chiesa del Gesù, quella di Carol, profuga siriana, e quella di Adam, profugo dal Darfur. Due storie che sintetizzano un po' quelli che sono i problemi che ogni giorno vengono affrontati e spesso anche risolti con successo dal centro Astalli. Una giornata impegnativa per il Papa, perché questa mattina invece nella sala Bologna del Palazzo Apostolico ha incontrato i capi di Castero insieme al presidente del governatorato e al cardinale vicario Vallini, che poi avrebbe incontrato nuovamente nel pomeriggio. Questo incontro si inserisce nel progetto di riforma che il Papa Francesco porta avanti sin dall'inizio del suo pontificato, uno degli obiettivi del suo magistero, un mandato anche che gli è stato dato alle congregazioni generali che hanno preceduto il conclave e che naturalmente avrà un momento importante, una tappa importante all'inizio di ottobre con la riunione della commissione da lui stesso istituita per valutare la riforma della Curia Romana. Ma non è tutto, il Papa ancora prima in mattinata aveva tenuto la sua abituale omelia in Santa Marta, ancora una volta un'occasione per parlare del cristianesimo e della Chiesa che lui vuole, soprattutto del rapporto con Cristo. Sentiamo ancora una volta. Ci sono tanti cristiani senza resurrezione, cristiani senza il Cristo risorto. Accompagnano Gesù fino alla tomba, piangono, lo vogliono tanto bene, ma fino a lì. E pensando come su questo atteggiamento dei cristiani senza il Cristo risorto, io ne ho trovato tre, ma ne sono tanti. No? I timorosi, cristiani timorosi, i vergognosi, quello che hanno vergogna, e i trionfalistici. Questi tre non si sono incontrati col Cristo risorto. I timorosi sono quelli della mattina della resurrezione, no? Della mattinata, quelli dei Maus che se ne vanno, no? Hanno paura. Ringraziamo la nostra Cristiana Caricato che si trova al centro Astalli. Vi ricordo che appena avremo le immagini le manderemo e per commentarle e vederle appunto insieme a voi. E dunque oggi Papa Francesco ha ricordato che spesso il centro rifugiati di Roma è la seconda tappa del viaggio dei disperati in cerca di un futuro migliore. La prima è Lampedusa oppure altri luoghi di arrivo sulle nostre coste, e la cronaca lo conferma anche oggi, perché proseguono gli sbarchi di migranti lungo le coste siciliane. La notte scorsa due barconi con a bordo 187 extracomunitari sono stati intercettati dalla Guardia Costiera nel canale di Sicilia, a sud di Lampedusa. Sul primo barcone si trovavano 92 eritrei, tra cui 18 donne e 3 bambini. Il secondo intervento invece ha visto il salvataggio di 95 persone, anche in questo caso provenienti dall'Africa subsahariana, tra cui 5 bambini e 13 donne, una delle quali incinta.
E ora andiamo in Siria, dove forse si apre un varco, ancora tuttavia molto stretto per una soluzione diplomatica che eviti l'intervento militare di Stati Uniti e altri paesi. Ci spiega tutto Sara Lucaroni, vediamo. Avviare i colloqui e mettere alla prova la proposta russa già accolta da Damasco di mettere sotto controllo internazionale l'arsenale chimico è l'accordo e la bozza di risoluzione che il presidente americano Obama, il francese Hollande e il premier britannico David Cameron presenteranno all'ONU. La pista diplomatica per la soluzione della crisi siriana torna in primo piano e segnali di apertura sempre più consistenti arrivano anche dai principali promotori dell'intervento armato, gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri siriano Walid al-Muallim, in visita a Mosca, ha accettato ufficialmente la proposta russa di mettere sotto controllo l'arsenale. L'ipotesi era già stata discussa da Putin e Obama a margine della G20 a San Pietroburgo e adesso è Mosca a farsi promotrice e garante di un piano chiaro e praticabile da sottoporre e perfezionare con il segretario generale ONU. E proprio Ban Ki-moon è tra i primi ad apprezzare la disponibilità della Siria al dialogo insieme a Cina, Lega Araba e Iran. Obama non abbandona un certo scetticismo e nell'offensiva mediatica di queste ore le interviste rilasciate alle principali TV americane parla di sviluppo potenzialmente positivo della questione, ma non rinuncia a chiedere l'autorizzazione al Congresso per un raid armato, seppur mirato e circoscritto. Congresso che invece prende tempo. Il Senato fa sapere che non voterà fino alla prossima settimana, mentre lavorerà ad una soluzione alternativa. Il presidente americano alle 21 ora di Washington parlerà alla nazione dopo la visita in Campidoglio. Non ne aspetteremo a lungo gli esiti della proposta a Damasco, fa sapere il capo della diplomazia americana John Kerry. Ora parliamo di economia e ne parliamo dal punto di vista delle famiglie che continuano a essere in sofferenza e continuano a stringere i cordoni di una borsa sempre più vuota. Sentiamo Isabella Faggiano. È il caso di dire che rifare il guardaroba, rottamare gli elettrodomestici per acquistarne di ultima generazione o comprare un'auto nuova stanno diventando sempre di più dei veri e propri lussi. Beni cosiddetti durevoli a cui tanti italiani nel 2013 hanno dovuto rinunciare. Il loro acquisto in 12 mesi è calato di 7,1 punti percentuali. Ma i sacrifici necessari per resistere alla crisi hanno riguardato anche il carrello della spesa. L'acquisto dei prodotti alimentari è diminuito del 3,3%. Nell'ultima fotografia scattata dall'Istat è il settore dei servizi ad andare meno peggio degli altri. La richiesta si è ridotta solo, si fa per dire, di 1,8 punti percentuali. Tutti segni negativi che fanno apparire la ripresa sempre più lontana. Il PIL ha registrato un altro calo dello 0,3% in 3 mesi, l'ottavo consecutivo. Le associazioni di categoria si appellano ad un intervento urgente del governo. L'aumento dell'IVA potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Federconsumatori ha stimato che ogni anno le famiglie si troverebbero a sborsare altri 207 euro. Intanto i commercianti corrono ai ripari. Nei grandi supermercati le super offerte non mancano mai. Un prodotto su 4 è venduto a prezzo scontato. Un'era del sottocosto che sicuramente farà bene alle tasche degli italiani, sempre che il risparmio non si traduca in scarsa qualità. La politica ora sono momenti di grande nervosismo tra le forze che sostengono il governo. La giunta per le elezioni discute infatti sulla decadenza di Berlusconi da senatore. PD e PDL si accusano a vicenda di voler far cadere il governo. Sentiamo il punto da Augusto Cantemmi. Un sentiero che rischia di portare diritti verso la crisi di governo, anche se nessuno sembra volerla, in attesa della convocazione prevista alle 20 della giunta per le immunità che dovrà decidere sulla decadenza di Berlusconi dal Senato, si rincorrono voci sempre più insistenti di una imminente caduta dell'esecutivo. Se il PD vota per l'espulsione del cavaliere, cade il governo, ripete il capogruppo alla Camera del PDL Brunetta, e sembra molto più di una minaccia, anche perché il vice premier Alfano, considerato una colomba, accusa il PD di voler eliminare Berlusconi e di mettere in ginocchio il paese provocando di fatto la crisi. La tensione è altissima, ne è testimonianza l'annullamento della partecipazione di Letta ad una kermesse del PDL, mentre i ministri targati centrodestra insieme a Brunetta si sono incontrati poco fa a Palazzo Chigi. Oramai nessuno crede in una svolta positiva, anche se il PD, assai deciso nella giornata di ieri ad accelerare i tempi, oggi sembra invece convincersi di concedere qualcosa alla difesa. Questa sera, con molte probabilità, la giunta non procederà
Al voto saranno invece discusse soltanto le richieste avanzate dal relatore Andrea Augello di fermare i lavori in attesa del giudizio della Corte di Lussemburgo e della Consulta. Il nodo resta sempre la legge Severino sulla decadenza dei parlamentari con condanna superiore ai 2 anni e la sua retroattività. Ma la caotica giornata politica è caratterizzata anche dal sì della Camera al decreto che istituisce il Comitato Parlamentare dei 40 per le riforme costituzionali, vibranti invece le proteste da parte dei grillini. Allora, prima di proseguire con la cronaca, volevo avvertirvi che stiamo acquisendo le immagini della visita del Papa al Centro Stalli e quindi prima della fine del telegiornale ve le proporremo e le vedremo insieme. Allora, adesso la cronaca, come dicevo, sviluppi nella vicenda della donna medico uccisa dopo che aveva soccorso un extracomunitario ferito dopo una rissa. 25 anni ed è il fratello di una delle vittime, l'uomo che ieri avrebbe ucciso investendola Eleonora Cantamessa. È stato fermato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Bergamo ed è stato subito portato in carcere. A suo carico le accuse di omicidio, lesioni aggravate ed omesso soccorso. E ora ci occupiamo di beni sottratti alla mafia che con il fervido lavoro di molti hanno riportato la speranza in molte case. Sentiamo allora le voci di questo riscatto. Un tempo era la dimora estiva del boss Salvatore Geraci. Oggi è la sede del centro culturale Cambio Rotta. Una denominazione significativa, quella scelta da una delle cooperative aderenti al consorzio Ulisse, alla quale è stata affidata una lussuosa residenza che si affaccia sul mare di Altavilla Milicia, nel palermitano. Il bene, confiscato alla criminalità organizzata, è adesso usato per scopi sociali e fa parte di una serie di immobili di analoga provenienza visitati dal viceministro dell'interno Filippo Bubbico stamani nel palermitano per ribadire l'attenzione del governo nei confronti di progetti utili alla collettività. Oggi questo bene produce reddito, produce occupazione per i giovani del posto, ma è un bene a disposizione della comunità, è un punto di aggregazione sociale importante, è straordinario. Da Altavilla Milicia a Corleone, da Piana degli Albanesi a Portella della Ginestra, a San Cipirello, vari i beni sottratti alla mafia inseriti nel tour di stamani, ma secondo gli addetti ai lavori occorre fare fronte a 3 impegni ben precisi. Il primo, accelerare i tempi tra il sequestro e la confisca. Il secondo è far funzionare meglio l'Agenzia dei Beni Confiscati, dotandola di personale, cioè tanta capacità e buona volontà, ma i mezzi non sono sufficienti. Il terzo è dare le risorse iniziali, procurare le risorse iniziali per queste cooperative che iniziano. Non attraverso fondi regalati, ma attraverso un fondo di rotazione che poi possa essere restituito e ridato ad altre cooperative. Si svolgerà a Roma il 27° incontro delle religioni per la pace promosso dalla comunità di Sant'Egidio. La manifestazione dal 29 settembre al 1 ottobre riunirà nella capitale oltre 400 leader politici e religiosi di 60 paesi che alzeranno la propria voce a favore della convivenza pacifica tra culture e fedi diverse. Il tradizionale appello alla pace, che fa da chiusura a questa manifestazione, assumerà quest'anno un significato particolare per l'acutizzarsi della crisi in Medio Oriente. Allora, dovrebbero esserci dunque le immagini tanto attese, eccole qui finalmente, vedi Letizia, ce l'abbiamo e possiamo condividerle con i nostri telespettatori. Ecco, questo è l'arrivo di Papa Francesco al centro a Stalli in questa visita storica, sta salutando appunto i rifugiati, il personale di servizio alla mensa che ricordiamo da mangiare a centinaia e centinaia di persone ogni giorno, e ribadendo così con questa visita, no? Con questo incontro, il valore appunto della parola solidarietà, come ha ricordato prima. Ecco, adesso questa è la macchina davvero poco visibile con cui il Papa si è recato senza scorta peraltro a visitare il centro a Stalli. Ecco, su questa immagine noi continuiamo ancora a parlare di Papa Francesco perché Cagliari si prepara ad accogliere appunto l'arrivo del Pontefice. La visita pastorale infatti è prevista per il 22 settembre e sarà seguita da oltre 300.000 pellegrini provenienti da tutta la regione. Ma sentiamo il programma di questa giornata così importante per Cagliari da Pierluigi Vito. Vi vorrei annunciare che desidero visitare il santuario a Cagliari. L'annuncio all'udienza dello scorso 15 maggio scaldò il cuore dei sardi.
Ora al santuario della Madonna di Bonaria si ultimano i preparativi per accogliere domenica 22 settembre Papa Bergoglio, il quale ha chiesto chiaramente che la sua visita fosse incentrata su due temi, lavoro e giovani. Ad aprire la giornata papale sarà infatti un primo incontro in Largo Carlo Felice, con gli interventi di un operaio cassintegrato, una imprenditrice e un pastore. In chiusura, la festa con i giovani al porto. In mezzo a altri momenti carichi di significato, la visita alla Vergine nel santuario di Bonaria innanzitutto, il faccia a faccia con il mondo della cultura presso la facoltà teologica, ma soprattutto l'incontro in cattedrale con i poveri assistiti dalla Caritas, i detenuti del carcere di Buoncammino ed una delegazione di Rom. Imponenti i numeri dell'evento, 350.000 i pellegrini previsti a Cagliari, che arriveranno a bordo di circa 600 pullman e saranno accolti da 1.700 volontari. Ma più che le cifre, conta il senso di questo appuntamento. Il mio augurio è che questa visita aiuti tutta la Chiesa italiana e tutto il nostro paese a capire meglio la figura di Papa Francesco, a conoscerlo, ecco, a passare dal significato dei gesti esteriori che sono importanti anche ai contenuti del suo messaggio. E con questo è proprio tutto per oggi, grazie per averci seguito e arrivederci a domani. Noi ci vediamo domani come sempre dopo il Santo Rosario. Arrivederci. Buona serata.